Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video di Vivere in Corea del Sud. Come da titolo, oggi parleremo dei lati oscuri del K-pop. Quello che avete appena visto sono diversi artisti che collassano sul palco. Però prima di andare a spiegarvi i dettagli e questi lati oscuri, vi do una piccola introduzione sul K-pop. Da circa una decina di anni il governo investe molti soldi in quella che viene chiamata Hallyu, ovvero onda coreana, che da un po' di tempo ha anche travolto l'Italia. Prima c'erano i Big Bang e di recente molti di voi conosceranno i BTS e sicuramente tra gli iscritti molte persone avranno iniziato a essere curiosi sulla Corea anche grazie a questi gruppi. Quindi questa Hallyu ha come cavallo di battaglia in particolare il K-pop e poi vi sono anche diversi brand per la cura della pelle con pomate, creme, cremine e poi il cibo e così via. Per K-pop generalmente si intendeva la musica coreana, però negli ultimi anni viene etichettata soprattutto questo genere di musica in cui è un gruppo di ragazze o ragazzi cantano e ballano simultaneamente sul palco. Ha preso facilmente piede in Asia perché comunque in Giappone, Cina, Thailandia, Vietnam e così via vi sono gruppi simili e questo genere di musica va molto soprattutto in Asia, però appunto negli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere che inizia ad avere successo anche in Occidente. Tuttavia il K-pop, se da una parte è coreografia e sorrisini, dietro c'è molto molto buio. In Corea il K-pop non è visto poi così positivamente, poi per carità comunque anche non volendo andando in giro si sente molta musica, perciò è qualche canzone più o meno orecchiabile, qualche canzone più bella dell'altra come per tutte le canzoni. E ci sono molti adolescenti che un po' come le italiane che magari vogliono diventare veline e il ragazzo calciatore sognano di diventare degli idols. Tuttavia, la vita da idol non è così semplice. Infatti, se in Occidente sono famosi solo alcuni gruppi, in Corea ci sono decine e decine di gruppi con sonorità simili o magari con la stessa agenzia che propone lo stesso tipo di coreografie, lo stesso tipo di melodie e canzoni, e quindi i più bravi poi riusciranno ad emergere. Prima che un gruppo diventi famoso, vi sono anni e anni di duro lavoro e contratti di schiavitù, dove sostanzialmente aspirante artista deve sottostare a numerose regole rigide. Non deve usare il telefonino, viene controllato quando va in bagno, deve fare tutto ciò che l'azienda gli dice, deve eventualmente fare interventi chirurgici per soddisfare gli standard di bellezza del momento, diciamo. Non possono avere relazioni intime. E il tutto è controllato aspramente da alcuni manager e poi in base alla popolarità dell'artista o meno, in alcuni casi quando hanno effettivamente fruttato così tanti soldi all'azienda che hanno un po' più di libertà, però generalmente anche quello, siccome tu sei un personaggio che deve dare una buona immagine a livello nazionale, sociale, eventualmente anche mondiale, vi sono diverse regole scritte e non scritte che mettono sotto persiana gli artisti. Devono seguire un duro allenamento di anni e anni, con decine di ore di danza, coreografia e allenamenti ogni giorno, per poi effettivamente arrivare sui palcoscenici. E anche lì la vita non è facile perché bisogna fare molti concerti, bisogna spostarsi molto, bisogna avere molti incontri con i fan e infatti, come si vede nel video, poi molte persone finiscono per collassare. Sicuramente tra voi che magari siete dei fan avrete visto o letto di alcuni artisti che si sono suicidati per stress, l'infelicità, l'insoddisfazione. Una persona che va in televisione deve sempre dare il buon esempio, perciò qualsiasi cosa faccia è sempre considerata molto e piccolo errore è molto più grave di un comune mortale.
reale, perché una persona che fa uno sgarro, diciamo, anche alla compagnia o qualche capriccio troppo evidente viene effettivamente poi tagliata fuori dalla televisione. Quindi diciamo che tutte queste serie di aspetti, background, dietro le quinte, creano molta pressione a queste persone che nella maggior parte dei casi finiscono anche a cadere in depressione. Inoltre i fan sono anche così ossessionati che spesso lanciano vere e proprie minacce di morte o tentano di intossicare gli idol. Non a caso diversi anni fa è successo che in alcuni casi degli idol che avevano fatto il meet and greet con i fan hanno accettato eventualmente una bevanda e poi sono finiti in ospedale perché nella bevanda c'erano colla oppure sostanze chimiche. E poche settimane fa uno dei BTS è stato minacciato di morte. Quindi diciamo che il K-pop, se da una parte è vero una persona sorridente e ballare, dall'altra c'è un enorme sforzo emotivo, fisico e un sacrificio per la vita, anche perché spesso non tutti sono sfondati di soldi, molte volte sono le aziende che prendono e poi a sua volta sfruttano qualcun altro per creare un beat o modificare una canzone già esistente per dare continuamente canzoni da sfornare e soprattutto soldi da incassare, perché purtroppo molte di queste persone non hanno la libertà di esprimere il proprio io artistico, ma sono guidati a tavolino, sono marionette che servono per incassare i soldi. Detto ciò, spero che non ve la prendiate per chi magari è molto fan, non sto criticando niente, vi sto riportando la realtà dei fatti, sono stato molto sintetico. Per chi è curioso in generale sulla Corea, io qui vi porto la Corea a 360 gradi, aspetti positivi, negativi e tutto quanto. Se avete delle opinioni o qualche commento da lasciare, fatelo pure qui sotto, lasciate un mi piace, condividete, commentate, interagiamo, interagite. E un saluto e al prossimo video.